Malgrado l'approvazione della continuità territoriale, non si placano i malcontenti nei cieli di Riviera del Corallo. Dopo l'assegnazione delle rotte per le tratte dal Ghero verso Roma e Milano, ci si aspettava che l'emergenza trasporti aerei fosse finalmente rientrata. Invece, per l'aeroporto della città catalana, a distanza di una settimana dall'assegnazione delle nuove rotte, la situazione non si presenta fluida come ci si poteva aspettare. A non essere graditi sono gli orari di partenza e di rientro della compagnia. Di bandiera Itta per la tratta Alghero-Milano. Infatti la partenza dall'isola, che era fissata per le 7 del mattino, viene posticipata alle 8:55, creando quindi disagi per coloro che dovrebbero fare rientro, sia per motivi sanitari che professionali, nella stessa giornata. Abbiamo già chiesto alla Regione Sardegna di mettere in mano eh, immediatamente a questa problematica e obbligare a Itta a rispettare gli oneri di servizio pubblico. Un ulteriore problema, quello della compagnia Ryanair, che non soddisfa, a detta dei sindacati, le esigenze dei sardi. Noi non siamo assolutamente contro le compagnie low cost, ma vogliamo che queste rispettino i contratti collettivi nazionali di lavoro e rispettino anche quanto previsto dal bando. Non è pensabile che le compagnie low cost possano candidarsi a fare una continuità territoriale con il libero mercato, senza garantire tutta una serie di servizi che invece noi sardi abbiamo necessità che ci vengano garantiti. Quindi è una continuità territoriale attuale che non piace e che sarebbe opportuno rimodulare. Vi è la necessità che ci sia una nuova continuità territoriale fatta appositamente per i Sardi, nel rispetto però delle regole europee, sono molto restrittive, ma fino a quando non vengono cambiate, chiaramente noi dobbiamo rispettarle. È necessario che la Regione Sardegna convochi una conferenza di servizi, convochi le organizzazioni sindacali e le parti sociali in senso lato in un tavolo di confronto, in maniera che si possano mettere a fattore comune tutte le proposte che noi possiamo, possiamo fare.